devo fare una cosa. Dunque, dopo la firma, adesso è vero. Sì, è proprio il caso di dirlo. Sono stati 15 anni lunghi, difficili, ma non abbiamo mai smesso di sperare e soprattutto abbiamo continuato a credere che la nostra terra ci avrebbe dato un'opportunità concreta di restare. E oggi è una giornata di festa che, come dire, vede il coronamento di tutti questi sacrifici, dei sacrifici di questi anni, quindi sì, è vero. È finito il precariato per il bacino ex stagisti borsisti in Cittadella, la firma del contratto a tempo indeterminato dopo un'attesa durata 15 anni. Prosegue dunque lo svuotamento del bacino dei precari della Regione Calabria. Assolutamente sì, un momento importante per i 51 precari per la Regione Calabria. Stiamo lavorando con il Presidente Occhiuto, con il Governo regionale, a piano piano a ridurre i vari precari a carico della pubblica amministrazione della Regione Calabria. Oggi finalmente, dopo 15 anni, il bacino stagisti e borsisti raggiunge l'obiettivo della stabilizzazione a tempo indeterminato, un risultato importante e soprattutto un percorso anche difficile, che però grazie all'impegno dei vari dipartimenti della Regione Calabria, dal Dipartimento del Lavoro, dal Bilancio, dal Segretario Generale, ma soprattutto grazie al Commissario di Azienda Calabria Lavoro, dottoressa Latella, raggiungiamo oggi questo risultato. Il risultato che ci porterà da qui a qualche settimana a raggiungere un altro obiettivo importante, che è appunto l'istituzione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro, ARPAL, una che abbiamo tracciato una legge regionale lo scorso anno, la legge 25 del giugno del 2024, che piano piano ci sta consentendo appunto di raggiungere risultati nelle politiche attive del lavoro, di ridurre il precariato e soprattutto di dare risposte ai calabresi. Oggi questa è una risposta importante a un gruppo di lavoratori, oggi quasi cinquantenni, che però attendevano questo risultato da 15 anni. Questa è l'ultima di questo primo gruppo di 51 lavoratori. Sì, sono veramente felice per loro, perché veramente si è chiuso un percorso che loro meritavano, insomma, da tanto, quindi comunque siamo riusciti finalmente a portare a termine tutti. Ripeto quello che ho detto anche prima, è stato davvero un lavoro di squadra, perché avevamo tanti adempimenti da chiudere, soprattutto con i bilanci, eravamo in arretrato. E ringrazio davvero tutti, soprattutto il Dipartimento Bilancio, a parte l'assessore per il supporto che mi ha dato sempre, il dottore Cosentino, la dottoressa Montilla, ma in particolare tutto il Dipartimento Bilancio e tutto lo staff del supporto tecnico, perché veramente sono stati preziosi. E poi voglio ringraziare i dipendenti che lavorano lì in azienda, perché sono stati presenti di sabato, di domenica, senza orari, quindi siamo riusciti veramente a raggiungere questo risultato tutti assieme. Perciò sono veramente soddisfatta. Alla fine oggi può essere veramente un giorno di grande soddisfazione. Grazie. Sì, devo dire che è stato un lungo, lunghissimo impegno in un percorso molto complicato, molto accidentato, ma non abbiamo mai mollato, perché noi abbiamo sempre creduto nella possibilità di mettere fine al precariato in Calabria. Questo è un altro dei bacini che finalmente si esaurisce dopo oltre un decennio, e soprattutto inserisce in maniera stabile e definitiva in Regione Calabria, in Azienda Calabria Lavoro oggi, ma che sarà trasformata dopo, un bacino di lavoratori altamente professionalizzati, che costantemente hanno creduto insieme a noi che fosse possibile arrivare alla fine. Oggi ci siamo, esprimiamo grandissima soddisfazione. Un ringraziamento all'assessore calabrese e in particolare alla dottoressa Latella, che ha speso tutte le sue competenze in maniera puntuale, precisa, senza mai mollare fino all'ultimo istante. Fine di un lungo percorso fatto di speranze, di attese. Quante manifestazioni? Incalcolabili il numero. Ce ne sono tanti altri che ancora attendono la stabilizzazione, quest'oggi siete in 51. Spero bene per tutti quanti, sicuro. Allora, entusiasmo, grande entusiasmo quest'oggi. Gioia immensa e un grazie enorme a tutti coloro che hanno cooperato al fine comune ottenere, dopo 15 anni e mezzo di lavoro precario, la stabilizzazione. Io dico una cosa importante, che è un messaggio che voglio che arrivi al mondo. Noi rappresentiamo un'anima della Calabria, noi siamo persone frammentate, un po' tanti pezzi,
come la nostra terra di Calabria, che ha solo una possibilità: unirsi per un obiettivo comune. Io sono anche una scrittrice, mi conosci, e Scott Fitzgerald diceva che gli scrittori non sono una persona sola, ma tante persone che tendono a una reductio ad unum, e noi oggi abbiamo raggiunto con le forze di tutti, e li ringraziamo tutti, un'unità, una condivisione, e abbiamo capito una cosa importante: nella vita non c'è il per sempre su niente, negli amori, nei contratti, neanche sulle scatolette di tonno, però noi oggi il per sempre lo scriviamo. Che cosa possiamo dire? Noi siamo estremamente felici perché termina un percorso lungo e travagliato. La volontà è stata condivisa, insomma, per procedere, per arrivare a questo traguardo, che è un traguardo veramente importante, perché ha visto anni e anni, insomma, di sacrifici, di impegno nostro, sia della politica e anche, insomma, dei tecnici regionali che hanno lavorato sempre e ci hanno appoggiati, riconoscendo il nostro lavoro e il nostro impegno, insomma, speso anche a favore della regione, alla quale, insomma, siamo immensamente grati, che ringraziamo appunto a nome di tutto, ovviamente, il bacino, dall'alto, insomma, ad arrivare fino a qua. Non abbiamo dormito. No, è stata davvero una notte insonne, anche perché dietro questo percorso ci sono ben 15 anni di storia. Noi insieme a voi, devo dire. Sì, sì, tutti insieme. È stato un percorso duro e a vederlo finalmente dare un lieto fine è il traguardo che tutti speravamo. Grazie. Facciamo gli auguri allora a quanti attendono la stabilizzazione, sì, ce ne sono ancora tanti. Gli auguri, sì, in bocca al lupo da lavoratori calabresi, veramente. Ci sentiamo di dare l'in bocca al lupo a tutti.